detto, ma te ti vengo a trovare, mi sta facendo un enorme piacere, perché ragazzi, le sarebbe, sono 10 anni che non ti vedo Michele, 10 anni veramente, non vedo l'ora che arriva, ma aspettiamo, eccolo, Ovi, Matteo, Sono appena tornato dalla Francia perché gli ho trovato lavoro. Vabbè, come ben sai, sono più di 8 anni che sto lì. E niente, mi sono trovato bene. Poi sono stato una settimana a Cuba. A Cuba? Ma mamma, che hai fatto a Cuba? Sono stata lì in vacanza. E che si dice a Cuba? Cioè, com'è la vita là? Spiegami un po'. Bellissimo, balli sempre praticamente in Brasilia, tutto. Cioè, insomma, proprio stile tuo là. Certo. Secondo te? Mamma mia, sì. Bravo. Posso andare bene. Bravo. E tu? E no, io Michele, sta apposta, io non sono affezionato al villaggio. Sei rimasto dentro con i tembapeschi, cioè. Mi sono aperto una bomba di benzina. Bello, bello. Grazie. No, no. Sì, no, io. E no, ogni giorno io la esso, l'ho presa io come gestione. Esso, me, sì, sono contento. Sei contento? Mo si chiama Viva la Esso. Ah, pensavo io il certo. No, insomma, Michele, no, vabbè, però io mi sono calmato rispetto al villaggio, sono diventato molto più tranquillo. Tu con quella faccia. Sì. Che te una faccia? Niente, scherzo. Ma ti sei visto tu? Bello. Ciao, Davide. Lui è mio figlio. No. È mio figlio. Davide. Ti ricordi da... Da quando in qua? È da qualche giorno, ma l'ho adottato. Ah, bene. Ho pure lui. Vabbè, una grande famiglia. Me, sono contento, dai. No, insomma, mica che ti stai dicendo, a Parigi sapevi una grande cosa di me. Io non te l'ho detto in questo periodo perché tu eri rintracciabile, capì, a Cuba, in Francia, come te lo facevo a dire. Però devi sapere, c'è ragione. Devi sapere che è nato l'amore. Nato l'amore. Per me è nato l'amore, Michele. Ah, è nato? Sì, è nato. Con quella là del Parco degli Ulivi? Chi è? Quella là, sai com'è che si chiamava? Roberto! Quella della comunità! No, quella! Roberto! No, non quella! E con chi? No, non avete capito. No, con... No, insomma, ti ricordi l'animatrice Roberta, no? La mia ex migliore amica. Esatto, ex. Esatto. Con Leo. E qui? No, praticamente, capito, ho detto che lei era di Vico, no? Io di Peschici. Ci vedevamo ogni tanto. Ma tu non eri di Foggia? Sì, ho capito, ma mi sono aperto la bomba di benzina a Peschici, Michele. Ma di su? Ah, che ne so io, specifica. No. Quante bombe di benzina esistono? Ma Michele, vabbè, lascia stare. Ma insomma, hai capito? Allora siamo visto in Italia, picca un caffè tira l'altro e è nato l'amore. E non, è iniziato a non pregare, quindi quella della comunità le lascia. Esatto. Non mi dire no. Con Roberto. Con Roberto. Michele, vabbè, lo sai com'è l'amore, capito? Nasce all'improvviso, non te ne accorgi. Poveretta Roberta, l'amore perché... è cieco, però con te è proprio... Oh, ma ti sei visto tu? Tanto bello che sei. Ciao, tu. Vuoi saltare la bagnata? No, niente. No, vabbè, insomma, capito, ci siamo sposati. Addirittura. Allora, hai capito, la bomba di benzina, Peschici. Che bella vita. No, adesso sono tranquillizzato, solo che... Mamma! Ma sai cos'è, mica io sto vivendo questa vita abbastanza tranquilla, no? Però... Però c'è sempre un però. C'è sempre, capito? Tu lo sai, sono i pro e i contro. Casca l'asino, gattacci cova, vai, di fatto. I pro e i contro, tu lo sai, ci sono ovviamente sempre i pro e i contro. Il pro... Diciamo che io mi trovo bene con Roberta, a parte il fatto che le puzzano i piedi, che te lo ricordi, non lo... Ma qua c'è ragione. Con quei calli, mi sì, ricordo esatto, Gombi, di noi, le caviglie gombe, che schifo. Insomma, vabbè, a parte quello, pratica Roberta in animazione non lo mostrava, però lei praticamente ha un piccolo problema. No, mica stai tranquilla, non è di che.
è il gatto. Allora mi sembra male. Ma oh, se, il gatto. Se, no, non mi tranquillo. Allora, no, Roberta ha dei piccoli problemi, no? Noi ciao amore, ciao. Gesù, ciao, ma sta dorme. No, non dorme. È morta. No, non è morta, amore. Che cammina. Amore, vedi che ci sono altre. Roberta. Oh, è siediti un po'. Oh. Ma ho già paura. Falla sì. Sì. Roberta, però non mi fa niente. Ma oh, siediti un po'. Minchia. Sì, sì. Ma Roberta non mi ha foccato. Roberta, come fai, amore? Ai, che lei, stai calmo. Perché il suo problema è che è sonnambula. Capito? Sonnambula, questa qua mi accede. No, non dici. Aia! Ma così con tutti. Così con tutti, mi sa che tu hai poche visi. Aia! Aia! Oh, Roberta! Oh, non urlare! Che dorme! Bravo, quanto è doccia! Hai visto? Non sei cambiata di una virgola, sembra pazza. Ehi! Vabbè che fa freddo! Lascia fare. Me lascia fare, scusa, la maglietta a me chi me la ridà? Che ecco, chiedo domani chiama a te che devo dire. Devo tornare a casa. Che ti devo fare? Che ecco, mi ammazza. Oh, che vuoi da me? Come che la moglie è tua, no, non è mia. Vai a prendere la maglia subito, non so neanche quando l'ha pagata, che ecco. Ma Michele mi scoccia. Checco mi ammazza, no, tu non ti puoi scocciare, lo sai com'è, Checco no. Checco è il capo agenzia. Vai a prendere la maglietta per cortesia, perché non voglio essere licenziato. Michele, senti, faccio una cosa qua, la mossa sta dormendo, ma se la disturba è peggio. Si alza e sclera. Perciò se si alza non muore direttamente. No, le sushi. Allora, fai così. Domani alle 10 al bar dello sport te la riporto, ok? Eh sì, no, però io devo sempre tornare a casa, non posso tornare a casa così. Ma ti presto un velo qualcosa. Un velo? Ma tranquillo, sono tre passi, stai al mare. Mamma mia. Prima non lo so, però... mo peggio ancora, mo c'è la moglie sonnabula, a posto. Ma poi ti chiamerà lui? Non ti acclama appena? Andiamo te pro. What? Beh, parlo. Vabbè, poi tu... Insomma, no, vabbè, in pratica il periodo... Tu lo sai di fare, però non devi urlare, perché lei, perché se tu urli, lei mi sviene e muore. Ha detto il dottore che se urli le viene un infarto, va bene? Ecco. Oh Gesù! Ciao amore, ciao. Alla prossima se portare il caffè te l'ho fatto. Michele, te lo stai da me. Amore. Aspetta. Ma amore, lasciala, Michele, amore. Aspetta, caffè macchiato. Oh, amore, è morta. Non Madonna, picchia pure al marito, questa mi fa paura. Vedi che muscoli che c'ha. Ma te mi imbatti, è per ciò che mi preoccupo. No, vedi, è tranquilli, vedi com'è affettuosa, Michele. Ma lei l'acqua gym. Dai, io che non ho neanche forza nel braccio. Brava, Roberta, saluta. Aia, aia, chi te coppa? Sta tranquilla. Aia. Michele, tranquillo, non urla, l'importante è che non urla. Si è accatasciata a terra, aiutala. Siamo già sotto. Ma stai tranquilla, Roberta. Stai tranquillissima. Gesù, mi stai facendo. Dai, Michele, preoccupato. Lascia fare, mi piacciono le scarpe, Michele. Ma sì, però le scarpe sono le mie. Che vuoi? Dagli le tu. E lei mi ha regalato, che fai? Questa fe. No, Roberta, ti sei mazzita, Roberta, per caso. Roberta! Ma le calze, ma le chiamate schifo, ma che puzza, aiuto! Roberta! Pure l'altra! Lascia fare! Tranquillo! Questa si è impazzita, oh, ragazzi, aiutiamola! Beh, non so... Roberta, sveglia! Matteo! Qualcosa, la moglie è la tua! Amore, mi raccomando, non le mettere in camera, sennò si imbuzzinisce tutto! Ascolta, a me se non te lo porto nella casa, ma che ti sei impazzita? Vai a prendere... Roberta! Oh, Michele, torna qua, sì! Matteo, le scarpe, per favore! Oh, non me ne frega niente! Matteo, le ho pagate 200 euro, Matteo! Ma me la per Matteo! Te paghi, Matteo! Va, zibù! Matteo! Sì. Madonna, come torna a casa? Non dormi! No, io qua non dormo con quell'essere che sta là, che si sveglia, ancora me la ritrovo Michele. Stanotte! No, tu ti sei imbazzito! Mi sa che quella ti ha fatto imbazzito! Vabbè che tu già non eri molto normale prima! Ho trovato una soluzione, vado a dormire sulla spiaggia! Fa freddo! Sto senza maglietta, lo sai che sono freddoloso, poi non ho le scarpe e quindi mi fa freddo i piedi! Ci sono tanti fattori, vammi a prendere le scarpe e la maglietta, per favore! Ma non ti preoccupare! Si è cambiato di una virgola! Lo so! Oh, domani alle 10 al bar dello sport ti porto pure le scarpe.
Babù. No, tu mi presti le tue per andare a casa, se no me le vai a prendere dopo. Dai, poi ti presto un paio di ciabatte. Dai, Michele, stai tranquillo. Dai, sono gli altri della nazione. Ma tutti si robe di fare. Quando facevamo gli scherzi che ti legavamo con lo scotch a letto, là non ti ingazzavo. Non mi ingazzavo, guarda. Dai, se non facevamo gli scherzi, amore. Madonna. No, Michele, dammi la mano. Non mi sento male. Dammi la mano. Matteo, stai fermo. Michele, tranquillo. Aspetta. Amore. Ma, amore, quando vabbè, ma a fuoco! È bella, l'amore mio! Ah, ancora me la fai, oh, ancora me la fai, giù! La mia ex amica! Amica! Aia, aia! Ma questo mi fa niente! Va! Vedi, si affeziona le altre, si affeziona! Affeziona ancora per affezionarti? E le si affeziona! Amore, tu fai attività fisica, a me mi fa male, tu fai tutto! Oh Gesù! Che lei? Questo dice da zatti bandano. Ah, mi dice una mano, capito? Ah, Michele, hai imbranato ieri, imbranato di mano. Certo. Poi diceva non Michelo. Che ti stai facendo, Michele? Ti regalo. Ok, basta, ho capito qual è la cosa. Però non è una cosa bella comunque. Oh, Michele, hai sviluppato un fisico bestiale. Gesù. Madonna. Amore, poi sono dopo diciamo porto, nudo. Amore. Ma diciamo, Da Michele, hai freddo? Mi sto sentendo male. Sta tremando. Allora, dimmi un po' tu. Sì. Io sto senza scarpe, senza calzini, senza pantaloncini e senza maglietta. E senza soldi. Io a casa come torno? In mutande? Spiegamelo. No! Gesù Cristo, questa devi, poco fa. Devi prendere tutto. Hanno fatto coppia la mia moglie. Michele, tranquillo, ma sono scherzi, animazioni ce ne siamo fatti tanti, oh! Pietà! Oh, Aleti, sei al bar dello sport! Guarda! Boh. C'eravamo là, poi ce ne appena il caffè con tutti quanti. Sì, mutande, giustamente, tranquilli! Sì, oh, vuoi te dare un passaggio a casa, non ti preoccupare! Faccio portare le robe! Io sei un boxer, che mi deve togliere più, non è? Boxer. Oh Gesù! Roberta! Evitiamo di fare scene scocci, Roberta! Roberta, evitiamo, grazie! Roberta è morta! Oh. Roberta! Roberta! Animatore! Roberta! Oh, sta dormendo tranquillo! Sta male, è diverso! Oh, non mi preoccupare! A te! A te! Aiuto! Oh, non ti preoccupare! Oh! Non li vedo più niente, Roberta! Oh! Domani alle 10 al bar dello sport! Domani alle 10 al bar dello sport! Oh, ma non lo so! Guardi, piacere Matteo. Piacere, Michele. Guardi. Ah, lei, proprietà. Mi ha volato la persona giusta. Guarda, sono stanchissimo. Vengo da un viaggio lungo, domani mattina andrò a lavorare alle 8. Senti, mi devi fare un favore. Io ho trovato mal primo albergo che ho trovato, mi serve una camera, ti prego, non ce la faccio più a viaggiare. Io proprio adesso stavo dicendo che... Per cosa? Proprio zero, camere sì. Zero. Madonna. Se vuoi provare a controllare. Ma ti prego, guarda, mi servo, ti scongiuro. Ti prego, controlla bene. Non mi disconcentrare! È un attimo! Oh! Ti faccio andare a dormire poi vicino ai cani, no. Un attimo. Oh. Ci sta! Una stanza ci sarebbe! Sì! Però. Che cosa? C'è un problema. Che? No, questa... no, se l'hai preso, mi metterò andare a lavorare. Ma senti, questa sì. Stanza è vicina alla stanza di mia figlia. Boh. Ehi. Ti picchio forte, ti faccio andare a dormire pure dove ci stanno i cani con la rabbia. Con la rabbia.
Non mi sei incazzato. Allora, questo problema è che mia figlia ha tutte le chiavi delle stanze e la notte si sveglia. Allora, tu mo' io ti prendo e ti picchio e ti sbatto fuori. La vuoi sta stanza, sì o no? Sto scherzando, non lavorare domani mattina. Allora, io sono geloso di mia figlia, quindi se tu la tocchi, io ti ammazzo. No, no. Allora, questa stanza c'è. Il problema però è mia figlia, perché ha le tutte le chiavi delle stanze. No. Ha tutte le chiavi delle stanze e la notte si sveglia, perciò ti potrebbe, forse ti potrebbe venire a svegliare, io non lo so. È successo molte volte a molti clienti. E come sono comportati? Allora, li ho cacciati perché volevano toccare mia figlia. No, no, dimentica, mi fidare, non ti preoccupare. Questa tranquillo, capo. Tu tocca e ti piscio. No, non ti preoccupare. Fuori c'ho i cani. Liberate i cani. Che dici? Quello di sinistra. Ok, insomma, allora se viene mia, nel caso dovesse venire mia figlia a disturbarti, no, io dormo. Hai detto che sei stanco, fai finta di dormire, sì, sì, e non gli dare corda. No, 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 io dormo e basta, non gli preoccupo. Se non lo sai la fine che fai, lascia la porta e te ne puoi andare. Puoi stare tranquillo, tranquillo. Posso stare tranquillo? Tranquillo, io andrò a lavorare 8. Puoi stare tranquillo, sto stare a voi. Dai, allora ti firmo. Sì. E già, quella è la stanza. E già, come la apro? Grazie. Ciao. Ciao amico. Dormi bene. Mi raccomando, mia figlia. No, è tranquillo. I cani con la rabbia. Sì. Un bel letto, ci voleva proprio, ma sono stanchissimo. Questo è per la della figlia, a me quello pensa prima a dormire, se dovete andare a lavorare. Buonanotte. Oh, we, oh, bello tranquillo, comodo, sto letto, innovativo. Oh, me, una bella dormita. Notte! Signore! Oh! Oh! Se no io qua non resisto. Già una cosa con le mani qua. Ma fai andare a dormire qua, per favore. Signore! Oh! Ma no, ora allora, passate un po' più tranquillo. Cuore. Gira qua giù. Faccio qua giù. Ma io devo dormire, che qua giù. Sentimi! Oh, dimmi. Ti posso fare un'altra domanda? Ma che mi devi chiedere, mo? Madonna mia, io penso al pacchetto. Dimmi. Ti posso fare una cosa con la bocca? Un po'. Sì! Adesso la Power Ranger. Quella rosa. Esiste? Sì. Sì. Quella rosa. Una cosa con la bocca. No. E con le mani e con la bocca insieme? Con le mani e con la bocca insieme. No, senti, l'ho promesso a tuo padre, vai a dormire per favore, lascia quelle chiavi, non mi vieni sopra più, che io domani alle 8 devo andare a lavorare. Io non sono a giocare qua. Che sono? Oh, le 3:30 di notte. Oh, per favore, vattene, va. Per favore. Luigi hai sparato. Saluto.
Madonna, mi con le mani e con la bocca. No, sai che sei un pazzo. Madonna, spero non torna più mo. Madonna mia. Che qua, ma Dio, spero che io, veramente. Che le ho promesso al padre? Che posso fare queste figure, mo? Fammi dormire, va, che lui devo lavorare. Eccola. Signore! Oddio! Sono sempre io! Ho capito! Ciao! Ciao! Ti posso fare un'altra domanda? Madonna, che ne chiederemo? Sentiremo a me. Sei pronta? Madonna, ti posso fare una cosa con la lingua? La lingua? Oh, no! Io l'ho preso a tuo padre! Senti, ma perché mi devi scocciare? A me domani devo lavorare, sono una brava persona, perché mi devi scocciare? Ti prego, dai! Non fare quella faccia, non... lo so, mettili nei panni. No, non fare quella faccia, ti prego, per favore, non mi scocciare. Non mi scocciare, ti prego. Non fare quella faccia, veramente. Lo so, cioè, no. Vai via! Madonna! Madonna! Oddio, però se questa torna io non ce la faccio più, a me la tendazione è troppo. Però non torna più la casa, io non ce la faccio, non resisto. Non resisto. Ma pure la lingua. No, non resisto, veramente, non ce la faccio. Madonna, io provo a dormire, ci devo riuscire. Oddio, dormiamo un po'. Falla! Ma che fai?